Radiosa Music è la radio versatile che puoi ascoltare e guardare come vuoi. In radio, in TV, sul web e social. Promuovi la tua attività con Radiosa Music. Chiama il numero 0835 19 71 282 o invia una mail a marketing@radioradiosa.it. Radiosa Music. Scegliela come vuoi. Son Mama è il nostro zucchero che, voglio dire, dopo le feste ci dobbiamo un po' tutti ridimensionare, perché la bilancia, sapete, parla e parla molto chiaro. Allora, io ve lo ricordo, siamo in versione smart working anche per il 2021, perché il Covid, o meglio, le direttive che riguardano il Covid ci impongono di mandare il gin tonic in smart working. Per questo voglio ringraziare non solo l'editore dell'emittente, ma anche la squadra dei tecnici e il nostro Marco Quintano, che ci dà come al solito una mano per affacciarci al 2021 in modo anche istituzionale. Mi voglio avvalere della presenza di una grande figura istituzionale, che è il presidente della provincia di Matera, il dottor Piero Marrese. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, che 2021 si augura il presidente, che qui è nella doppia veste, non solo di presidente della provincia, ma è anche sindaco di un bellissimo borgo della provincia di Matera, che è Montalbano Ionico, giusto? Sì, è così. Io ne approfitto sicuramente per fare un augurio speciale ai nostri cittadini di un nuovo anno pieno di speranza, di coraggio e di forza, così come il nostro popolo ha saputo fare in tantissime occasioni, nei momenti di difficoltà, è stato forte e coraggioso nel rialzarsi e nel ripartire. Questo è l'augurio sincero che voglio fare in primis alle famiglie e ai nostri bambini, che sono quelli che hanno subito pure maggiormente, diciamo, il trauma, i limiti del Covid, i danni che sta creando. A loro va un affettuoso abbraccio. L'occasione anche è utile per ringraziare tutti coloro che quotidianamente si impegnano in prima linea, quindi un augurio affettuoso ai volontari, alle forze dell'ordine, agli operatori sanitari che sono quotidianamente in trincea a sostegno e a difesa, insieme anche a tutti i sindaci che sono in prima linea a sostenere la difesa e la sicurezza dei propri territori. Bene, abbiamo parlato di quelle che secondo me sono le prime sentinelle, proprio i sindaci. Diciamo che la provincia fa in un certo senso da raccordo tra la rete dei sindaci, anche se, voglio dire, da un punto di vista proprio istituzionale tutte le direttive spettano alla regione. Voi in un certo senso, lo vogliamo ricordare, tenete questo filo importante proprio tra i comuni. Sì, le dico, noi stiamo proprio sostenendo la riforma delle province. Lei sa bene che hanno tentato di eliminarle in quella ipotesi negativa che ha danneggiato i cittadini. Che cosa è stato fatto? Hanno ridotto le risorse finanziarie, quindi le competenze per alcuni versi sono rimaste in capo alle province. Parlo dell'edilizia scolastica, della viabilità, l'ambiente, senza vero risorse, quindi è una fatica gigantesca riuscire a garantire proprio la gestione ordinaria delle nostre strutture. Però qual è l'idea della la forza che stiamo mettendo in campo nella riforma che stiamo per chiedere e che probabilmente, le dico, anche approvata in giro di pochi mesi, perché ormai c'è la consapevolezza da parte di tutto il Parlamento, di tutte le forze politiche, proprio a 360 gradi, della necessità di rafforzare le province e di farle ritornare ad avere più forza, più risorse per poter intervenire. Resta l'idea chiara della casa comune. La provincia non è altro che proprio il luogo in cui i sindaci, perché l'ente provinciale ha ancora un rapporto diretto con i cittadini e con le istituzioni comunali. È più difficile parlare e dialogare con le regioni rispetto al dialogo costante e quotidiano che si è. Ed è per questo che anche in questa fase difficile, pur non avendo diretta competenza in materia sanitaria,
però stiamo dando il nostro supporto forte, parlo a nome di tutte le province, così come sto facendo nella mia provincia, ai nostri sindaci nell'attività di coordinamento e di impegno in questa faticosa lotta contro il Covid. Ecco, diciamolo, proprio in questi giorni la regione sta per pronunciarsi sul ritorno a scuola, che è un dilemma molto importante. Ho visto che anche lei, Presidente, ha preso una posizione molto importante per quanto riguarda i trasporti. Ha chiesto alle aziende di continuare ad effettuare il servizio pur non essendoci più competenza proprio da parte della provincia. Sì, c'è un problema serio che riguarda proprio la nostra regione, i rapporti con la società che gestisce i trasporti. Il fatto sta che non bisogna continuare a dare servizio, perché non devono essere i cittadini a subire le conseguenze, diciamo, di una difficoltà, chiamiamola così, di dialogo che ci può essere. Uno dei problemi seri che ho avanzato proprio e che ho posto all'attenzione anche durante la prima fase in cui le scuole erano aperte è stato proprio quello della gestione dei trasporti. Abbiamo fatto un lavoro gigantesco proprio come province per garantire la sicurezza nelle scuole superiori, con lavori fatti in pieno agosto, rispetto di protocolli, una serie di cose, e poi si creava un assembramento gigantesco sui pullman che non era accettabile, ed è per questo che ho fortemente contestato e ho chiesto che venissero messi più mezzi a disposizione, perché si deve garantire l'attività scolastica, ma lo si deve fare in sicurezza. Ecco, abbiamo analizzato il problema del Covid, ma c'è un problema che adesso è venuto fuori, è venuto a galla nei giorni scorsi. Il nostro territorio, è vero, sì, è difficile, ma è talmente bello in tutti i suoi borghi, in tutto il suo entroterra, ma anche grazie alla costa ionica, che secondo me non andrebbe deturpato, scempiato, oserei dire, violentato da un possibile inserimento di scorie nucleari. Grande fermezza e contrarietà all'idea proprio di immaginare già che la nostra terra possa essere luogo per un deposito di scorie nucleari. Fino a quando sarò io presidente di questa provincia combatterò con tutte le mie forze affinché questo non succeda, e non succederà. Su questo posso, però è chiaro che non bisogna abbassare la guardia, stiamo avendo un'attenzione elevatissima. Oggi abbiamo fatto un tavolo istituzionale di carattere regionale in cui hanno partecipato anche alcuni sindaci per conto dell'ANCI, le due province, la regione, c'era quasi tutto l'assessorato, compreso tutta la giunta, compreso il presidente della regione, insieme. L'obiettivo è quello di fare subito delle osservazioni, cioè affrontare sotto l'aspetto politico e quindi con incontri istituzionali nei vari consigli comunali, consigli provinciali o regionali, la netta contrarietà all'idea di trovare spazio per la realizzazione di questa idea scellerata sui nostri territori. Dall'altro lato però fare delle osservazioni di carattere tecnico affinché, diciamo, si segua anche l'iter corretto per poter far capire a chi ha pensato di voler utilizzare i nostri territori per questa scelta, che non sono assolutamente territori idonei a questo, anzi il lavoro da fare è tutt'altro. Parliamo di una terra, come diceva lei, che ha delle bellezze uniche, un ambiente stupendo, una storia, una cultura fantastica. Usciamo da un anno importante, quello di Matera 2019, poi il Covid ha bloccato anche la scia di Matera 2019, da lì bisogna ripartire, bisogna riprendere quell'ottimo lavoro che è stato fatto. Io da presidente cercherò anche di fare rete tra tutti i comuni, perché ogni comune ha una bellezza unica, una storia, una cultura che va valorizzata. Nel momento in cui si fa rete diventa un'opportunità concreta anche nella realizzazione di posti di lavoro. Io mi viene la pelle d'oca soltanto a pensare a alcuni borghi della Basilicata, ma anche della vicina Puglia, perché lo stesso problema ce l'hanno in Puglia, che potrebbero essere, ripeto, violentati da questi siti nucleari. Sì, sì, sì. No, io infatti io ho proprio proposto di interagire anche con le altre province a noi vicino, dove questa scelta pure è ricaduta, per poter lavorare insieme con l'unico obiettivo di evitare e di contrastare una situazione di questo tipo. Quindi faremo un lavoro che non riguarderà solo la regione Basilicata, i comuni della nostra regione, ma lavoreremo anche con i comuni e con le città limitrofe della Puglia, con le province vicino a Matera,
proprio per fare un lavoro insieme che vada bene a motivare anche proprio sotto l'aspetto tecnico, paesaggistico, ambientale, geologico, assolutamente la non idoneità ad allocare un sito di scorie su questi territori. Ecco, vorrei farle una domanda, Presidente. C'è un sogno nel cassetto che lei ha come Presidente della provincia prima e poi come Sindaco di Montalbano Ionico? Guarda, mi trova... però le devo confessare una cosa. Guarda, io in questo periodo che sto combattendo in prima linea contro il Covid, lo dicevo prima, la sofferenza che sto vivendo di più è proprio vedere i volti dei bambini, vedere la situazione di la vita che stanno... Ora pure i test che stiamo facendo, le dico, quando è faticoso... Da un lato io sono uno di quelli che fortemente voglio, voluto e chiedo di somministrare test ai nostri, al personale scolastico, ai nostri bambini, per la necessità di garantire un accesso a scuola in sicurezza. Però il cuore, il dispiacere forte che provo, qual è il mio sogno è proprio quello di terminare subito e di poter regalare a questi bambini un futuro più bello e più radioso, visto che siamo... su Radio Radiosa, giusto, ai nostri bambini. Questo è il mio sogno oggi, quindi lavorare insieme a tutte le istituzioni per garantire un futuro e che gli dia la possibilità di sorridere veramente con forza ai nostri bambini e di poter guardare avanti il proprio futuro. Io, Presidente, la ringrazio davvero per la sua disponibilità e per i suoi messaggi, soprattutto di buon auspicio, di conforto, di vicinanza alla nostra popolazione. Sono convinto che ne usciremo. Io ringrazio voi per questa possibilità di confronto. E io continuo, grazie, buona serata, Presidente. E io continuo e dedico questo brano a tutti quei cervelloni che hanno proprio intenzione quasi di far diventare la nostra provincia di Matera e la nostra Basilicata una sorta di grande discarica a cielo aperto. Radiosa Music è la radio versatile che puoi ascoltare e guardare come vuoi. In radio, in TV, sul web e social. Promuovi la tua attività con Radiosa Music. Chiama il numero 0835 19 71 282 o invia una mail a marketing@radioradiosa.it. Radiosa Music. Scegliela come vuoi.